Salve a tutti ragazzi e bentornati su Parliamo Nerd. E siamo tornati qui in un video nuovo per la tipologia di canale. Vabbè, la prima live. È la prima live in video games, gameplay, proprio su un Souls-like, questo gioco che è uscito poi poco tempo fa, perché è uscito mi pare verso fine ottobre, di questa casa indipendente, fan sfegatata dei Dark Souls o comunque del genere Souls in generale, che ha voluto creare questo gioco sia come fandom in generale dei Souls, sia però improntando delle novità su questo gioco. E infatti ve l'abbiamo voluto portare sul canale, proprio inerente al fatto comunque della passione per Souls. Esatto. Premettiamo, prima di iniziare a giocarci, che sappiamo pochissimo del gioco, ci siamo solo interessati un po' alla mini storia, che è molto carina da raccontare, nel senso che queste persone si sono messi a tavolino, fan della serie di Dark Souls, parlando appunto del fatto come nei Souls siano molto molto belle le boss fight. Sì. Per questo motivo hanno voluto creare, attraverso comunque una caratteristica artistica molto molto carina, devo dire, da vedere, hanno voluto creare questo gioco corto alla fine, se vediamo, perché è fatto solo di 7 boss fight. 7 boss fight che rappresentano i 7 peccati capitali. Quindi noi, strutturato su una trama che comunque esistente, sì, però c'è un fondo e basta, c'è un fondo di trama che andremo comunque a scoprire, perché non sappiamo altro, non ci siamo voluti appunto spoilerare nulla. Sappiamo che sono solo boss fight, quindi vedremo solo boss fight e vedremo solo bestemmie praticamente, perché a quanto so è anche abbastanza complicato. Come Souls ci insegnano. E quindi in realtà possiamo anche iniziare con questo nuovo titolo, Sinner Sacrifice for Redemption. Quindi sigla. Quindi ragazzi, cuffia alla mano ragazzi, e partiamo. This is the end of all things. Sin has consumed the kingdom of Kavanis. Unholy meteors fall from the sky, and darkness overtakes us. I am reborn. None can remember what came before. I can remember only this, that I am branded sinner, and that I must take the first step to discover the roots of our great sin. Carino. Con questo cartonato, bello. Sinner, senza il sottotitolo. Senza il sottotitolo, sì, esatto. Premi un pulsante per iniziare. Seleziona modalità visuale libera, visuale fissa. Queste sono cose che sono sempre piaciute. Attento che spacchi tutto. Visuale libera, puoi muovere la visuale liberamente, la visuale è fissa su un nemico, ma non la posso scegliere? Cioè, il trigger solito, penso di sì. Vabbè, proviamo da provare. Option, vediamo sempre inizialmente. Luminosità, la solita. Mettiamo qua, ma perché? Perché magari si vede. Audio, linguaggio della voce fuori campo, cinese. Però cinese pure è potente, però mettiamo in inglese, che se no cinese non lo capisce nessuno. Controlli, allora vediamo, blocca para, L1, azione L2, attacco leggero quadrato, l'attacco pesante triangolo, sì, quindi sì. Non è alla Souls con l'R2 e triangolo, ma vediamo se si può fare l'hai cambiato, vuoi stessi controlli di Dark, bravo, non ci credo. Bravo, R1 attacco leggero, R2 attacco pesante, triangolo usa oggetto, scatta con quadrato, rotola X, preciso, è lui, blocca para L1, perfetto, te l'hanno già piazzato il vabbè, dovevano farlo. Settaggio della visuale, modalità della camera libera, va bene, velocità della camera, va bene. Bene ragazzi, vediamo di che cosa si tratta. Chi è? Proprio lui, che cammina con l'armatura del cavaliere di Dark Souls. Esatto. Bello però. Molto, eh? Molto. Col poncetto distrutto. Scudo, lancia, dietro che ci abbiamo? E noi siamo stati bollati come peccatori, ma dobbiamo scoprire perché. Dobbiamo scoprire, ci siamo risvegliati a quanto abbiamo capito.
da una sorta di morte apparente. Abbiamo un set già completo, tutto, esatto, abbiamo tutto. Spadone, lancia e spada, spada e scudo, quindi c'è un cambio anche di armi nel gameplay. Beh, per essere un indie devo già apprezzare... la grafica. Esatto. L'impatto grafico è carino. Un nulla, un nulla abbiamo visto, però un gioco tranquillamente completo. Vediamo un po'. Fantastico. Allora, vita e stamina. Le carte... L1. Carino. Pesante con... Lui? Ci sono delle anime, forse proprio come Dark. Ma saranno altri giocatori... Ah, puoi parlare, puoi parlare. Ah, il tutorial. È il tutorial. Ah, a due mani. Spadone a due mani. Vediamo. Mosse. Madonna. Paro. Paro identico, identico, esatto. Ok, pesante. Salute e stamina nel mood... Bellissimo. Non ci credo. Cambio e cambio. Quindi sono solo... E la lancia come si usa? Ah, consumabile. I dardi, consumabili. Dardi da lanciare, coltelli? Ecco, era un fantasma. Me lo immaginavo, me lo immaginavo. Ma che... Che vuole questo? Vieni trigger, qua. Usa il trigger, Aldo. E c'è, lui è Dark. Backstep. Per... però... Fallito. Trofeo sbloccato. C'è picchetta e va sullo scudo. Questa cosa dell'invisibilità di questo mostro, di questa non sto capendo. Vieni qua, è molto perdito. Perish. È lui, esatto. È Dark sì. Trionfo. Trofeo. Devo dire che mi piace tantissimo per averla appena iniziato. Voglio rivedere un attimo lui per capire questa armatura del cavaliere. Set completo. Salute del Lud, si capisce tranquillamente. Si ricarica da sola nella... Non c'è la fiaschetta Estus come in tutti. Però che... No, aspetta. Sette, queste che cosa? Sono consumabili, usa. Palesemente aspetta. Bombe. Ah, schivata. Roll. Però da fermo fa la schivata indietro. Sì, alla Bloodborne. Bravo. Però quelle sono bombe, mi pare. Consumabile, come si usa? Così? Triangolo? Triangolo! Ah, quindi la lancia si tira. Bomba uguale. Ah, è uguale esattamente. Bomba incendiaria, li sprechiamo per testare. Buff delle armi del fuoco, è tipo la... Come la, resina, la resina. E così è la vita? No. No! Ci sta consumando, consumando è un buff, esatto, forse faremo più male. Però le combo ti sono piaciute, è plastico, è veloce, mi piace. E fa il perdi solo parando nel tempo giusto. Sì, la salute continua a scendere, il buff duricchia parecchio, eh. Il buff dura, qua non c'è nulla, non si corre. Questo... Ascolta. Aggancia. Ecco. Ah, ma è proprio un tutorial... E già tre nemici, tutorial in attacco. Morto. Sta carica così. Si prendono anche tra loro. Si prendono tra di loro. Carino, infatti si è spostato. Oh! Te l'ha tirata proprio. Però non è semplice. Morto. Beh, non è che te possono fare. Proviamo lo spadone. Con la... Madonna, lo spadone fa paura. Ma se siamo già così... Lui non si triggerà. È un altro ascolto. Aspetta, vediamo un attimo. L'ambientazione che mi dici? Un attimino queste rovine... Molto gotica, eh? Sì, molto vulcano. Come se fosse una sorta di limbo infernale. Lui è un altro tutorial. Premi per usare l'oggetto. Esatto. Appariranno altri stronzi. Queste rune che ci dicono? Da leggere? Si possono leggere? Non credo, eh? C'è la strada, però. No, non si leggono. Abbiamo la corsa a disposizione? Non mi pare. Forse lo spadone è pesante? Eccolo, tenendo premuto quadrato. Ok, perfetto. Sì. Prefetto proprio. Stamina. È la prima nebbia, probabilmente. Siamo spiriti. L'ombra comunque, dietro, sì, esatto. Sembra. Infatti lui, il volto mi è piaciuto molto. Occhi allampanati. Vediamo un attimo. Zona... Un esordio col botto, diciamo. Carina la canzoncina. Rami
E vogliamo capire, vogliamo capire. Okay. Abbiamo avuto il potere di liberare, esatto, di liberare queste pietre. Lapidi sembrano delle sorta di. Con delle incisioni, tra l'altro. Incisioni, forse sono proprio. Faiz, Tirus Lavaro, dov'è la scintilla? Anime corrotte inutili, segreti più profondi, misteri più oscuri, fuori dalla portata degli uomini o degli dei, goccia a goccia, degli dei scritto in piccolo, tra l'altro. E poi fare il sacrificio. Quindi le lapidi sono tutti peccati a nulla. Ricordo. Certo, aspetta, perché volevo rileggere. Non me lo fa rileggere? Prova? Ah no, non te lo fa rileggere. Peccato, però stavo leggendo. Nella delicatezza di un doppiaggio stavo leggendo. Qua? E quindi puoi scegliere, secondo me. Eh sì, qua che c'è? Tipo falò? No. Lapidi strane. Non credo che ci sia interazione, diciamo, molto nell'ambiente, eh? È sempre un gioco indie. Questo sembra Farin Shrine un po', no? Angron, li racconto, la fine del tuo percorso è l'inizio, una testimonianza della tua guerra contro il peccato. Guarda la tua anima, contorcersi nel fuoco infernale, ora capisci, peccatore? Questa è l'ira, il tuo peccato, il tuo destino. L'ira, è bellissima la cosa. Angron, li racconto. Li racconto, che sono tutti boss, quindi. Sono tutti boss e rappresentano i peccati. Vediamo lui. Chanel, la lussuriosa, il ricordo dell'amore si agita nella sua mente, un regno sacrificato, il suo cuore naufragato, gli alberi non possono vivere senza terreno, il suo cuore non poteva vivere senza quello di lui, e tuttavia la lussuria batte ancora nel suo petto. Cosa cresce nelle gnagnagnaia? Sta cosa che non la puoi rileggere, è brutta. Il superbo, tutto ciò per cui ha lottato e perduto, ora egli serve soltanto la superbia, l'alba piange per lui, e la luce si volta, leone di Grauer, quando avrà fine il massacro. Porco giù. Ma sono curioso di vederli esteticamente. Beh, io entrerei in uno, perché devi leggere la, tutto? Vediamo. Che poi non li puoi più rileggere quando infatti, ci andremo. Però se non li tocco non so quali sono. No, questa è a scelta tua, perché comunque mi pare il set sia già completo, no? Quindi potresti fare i boss che non hanno un livello aspetta, di difficoltà. Ma da dove siamo venuti noi? Non torni più. Ma si è chiuso. Certo, perché siamo passati attraverso la nebbia. Quindi te potresti scegliere, diciamo, un Chanel la lussuriosa. Che... Allora, abbiamo visto il superbo o la lussuriosa. Scegliamo ste due. Dai, scegli Chanel, dai. Chanel numero 5. Sì, sì. Lo ricordiamo, e sacrificio. Sacrificio, che vorrà dire? E sacrifice. Sacrifice for redemption. È già il trofeo e gli sacrifichiamo la nostra energia vitale. No? Il tuo scudo si infrange se la tua difesa... Ah, quindi c'è... Ah, vedi? Ho capito. Si è rotto. Espiazione. Aspetta, recupera sacrificio, ci riporta l'energia? Ci ridà la stessa proviamolo, cosa. Proviamolo. Ma che ci frega? Dobbiamo rifarlo, se no. Magari... No, recupera sacrificio, non possiamo entrare nella boss fight. Dobbiamo espiare il peccato per batterlo, no? Vediamo. E siamo dentro. Portale. Quindi il nostro scudo, la nostra difesa funziona al 50%. No, credo che quando vai nello stamina, no? E ti prendi il colpo, credo che ti entri direttamente. Credo funzioni così. The Wanderer's bravery had captured her heart. She sacrificed much to follow him. Yet their journey demanded everything. Comfort, love, sanity. Soon nothing remained but desire and fear. The seeds of lust had taken root, and she had become. La personificazione era diventata lei. Bello, mini background. Sì, sì. Disegnato a mano. Carino. Iniziamo subito con lei con le due lame. Il lago di luna. Palesemente riferito a Rom. Bellissimo, ha detto una cosa geniale. Parate. Ma mi ha distrutto. Perry. Ha funzionato. Quindi lo scudo tiene comunque in qualche modo. Mi ha ghiacciato. Sì, sì. Sto finito. Lanciare della salute? Aspetta, No. Come si fa? Non c'era. Oh, addirittura l'arco. Bellissimo. Ha delle lame fantastiche con queste bolle di veleno. Mi sembrano una sorta di... Non ci credo. Madonna. Roll lì. Vai un po' più dietro. Perry. Bellissimo, ma non entra. No. Nel repost mi sa che non c'è sui boss.
Allontanati un po' per recuperare un po' di stamina, di salute, va. Ma non so quanti. Vuoi lanciargli una lancia? 5. Vuoi provare una lancia? Vabbè, sarebbe normale. No, evitiamo la lancia, ci carichiamo e partiamo. Partiamo male. E poi ci ghiaccia, vedi, c'ha il debuff sui colpi. Scende abbastanza rapidamente, ci permette di spostarci per recuperare. Abbiamo un spadone. Vediamo se c'è l'affondo, vai in affondo. T'ha preso. Un danno assurdo. Che comunque è successo? Un freddo nelle ossa. Lei si è arrabbiata, si è arrabbiata una cifra di danno. Aspetta un pochettino che stiamo recuperando. E la madonna! E quelle cadono. Questo è Gwendolyn. Lui. Gwendolyn. No! E dura tantissimo, non hai più salute. Stiamo andando nei fumi dell'Ade, praticamente. No! A fondo! Aspetta. Calcio, bastarda! Buono questo. Vabbè. Questa è la doppia, capito? Ah, perché non erano le spade, è l'arco che c'ha il veleno. Il veleno che poi in realtà questo è ghiaccio. Occhio a Gwendolyn. No, fantastico. Vediamo se passa attraverso e si distruggono. Sono morto, mamma mia. Zero, sono finite. Abbiamo un po' di salute da recuperare, se ti sposti. Buono. No, l'ultimo non ho calcolato. Non devi mai. Sono morto. Eccola. Però ma Chanel è numero 5 laggiù. Guarda che amore, lei proprio bellissima. Santa. First try comunque decente, ragazzi. Sfida di nuovo. Ah, riparte. Lo farei immediatamente perché mi è piaciuto parecchio. Allora, continuiamo con lo spadone che vedo che la stunna bene. Sì. Ti fa subito queste combo in avanti, Devo capire. Puoi il anche tempo, parare qualcosa, però. L'ho perdiato. Ah, perdi anche le frecce. Vediamo. Ora ne fa un altro. E poi tre colpi dovrebbero entrare. Esatto. Ok. Ci siamo. Ma adesso c'è l'arco. Un altro. E la terza combinazione. Poi lo spadone ci permette comunque tre attacchi perché stanna. Devo dire che abbiamo tolto parecchio. Aia. Tempismo sbagliato. Riprendi un po' di salute spostandoti, va. Esatto. Non serve la salute, aspetta. Siamo messi bene. No, riprendi nel senso spostati e prendi un po' di tempo per recuperarla. Ok? Gliel'hai voluta comunque dare quella combinazione. 50% di salute andato, fantastico. Mo chiama. Esatto. Frecce di Gwendolyn da correre a bestia. Questa cosa è geniale. Fino alla fine della stamina, te lo dico. Buono. In più stiamo recuperando un po' di salute nel frattempo. Perché da. Non l'avevi visto, ecco perché ti dicevo di spostarti un pochettino. Eccola la carica. Questo è lo special. E non ti permette di riprenderla, poi vai in Gwendolyn mode. In Gwendolyn mode. E lei mi continua a sparare quella là. Sì, beh certo. Dov'è? Ecco la carica, la prima carica. E me le lame sono più lunghe. Non puoi fare nulla. No! Come ha fatto? La morte poi con il sound tipico dei Dark Souls. Come ha fatto? Sfida di nuovo assolutamente. Io voglio vedere il debuff sullo scudo. Lo possiamo rimettere per capire se possiamo utilizzarlo in qualche modo? Perché lei c'ha tre combinazioni. Alla terza potresti perdiare. Esatto. Perdiato. Funziona però, Esatto, la spada non toglie molto, però devo dire che nonostante tutto il debuff dello scudo ci salva. Ma non puoi entrargli però.
Porca puttana. Aldo, mi dispiace, ma i souls tuoi sono sempre con uno scudo sulla sinistra. Il frizz. No, secondo me non c'era bisogno, eh. Sì. Perdi. Ma tanto è solo per parare, perché non puoi fare attacchi. Ecco il buffo. Sta al 50%, ecco la freccia di Gwendolyn. No! Oh sì, sì. Sì, sì, è sempre quello l'attacco. Un sting. Dov'è? Fece. E occhio che muccia quando si allungano le lame. Purtroppo sta andata dallo spadone. Questo attacco qua è quello più potente suo. Mondra in Gwendolyn, immagino. La carica a doppia lama, quella bianca. Eccola. Forse quando tira gli puoi tirare la lancia. Ci si potrebbe provare. Purtroppo con la spada corta si permette di fare delle schivate. Sì, e non lo stun. Però comunque gli abbiamo tolto più del 50. Vorrei provare a vedere che quando tira la modalità Gwendolyn se gli puoi tirare una lancia. Vediamo. Vabbè. Presa. È stata presa? Il danno non è male. Ci serve un po' di salute. Ci serve un po' di salute. Se le agganciate le doppie della danzatrice della Valle Boreale. Allora palesemente, ricordo ragazzi, nel dungeon è il lago di Rom il ragno di Bloodborne. Sì, esatto, cioè, ma in realtà lei poi fa la parte della danzatrice della Valle Boreale, perché comunque con attacchi di Gwendolyn e con attacchi molto alla Bloodborne. Hai visto anche le doppie lame come il corvo? Sembra, ricorda molto sì, il corvo sì, di Bloodborne. Sì, sì, però io avevo inserito la danzatrice perché comunque sono attacchi di ghiaccio. Vediamo se faccio ritirati, che succede. Così chiudiamo un attimo l'episodio iniziale. Allora, torniamo tranquillamente. Lo scudo rimane rotto. Allora, quindi però il sacrificio rimane. Accesa. La luce accesa, quindi è attivata. Va bene. Potresti provare a disattivarla un attimo per vedere se recuperiamo il sacrificio, però... e andiamo a un altro boss. No, però dobbiamo finirlo questo. Nel prossimo episodio dobbiamo killare. No, certo. Non è obbligatorio, perché ti permette la scelta dei boss. Sì, ti permette sempre la scelta, perché sicuramente tu dovrai anche fare una run con il fatto che c'è il debuff che si accumulano. Quindi, che ne so, tu vai a killare un primo boss che ti dà un debuff che ti serve meno rispetto a un altro. Sì, premettiamo che comunque Aldo già sapeva questa cosa qua, che ogni sacrificio che noi facciamo per accedere al boss ci elimina una stazza. Esatto, quindi, che ne so, il danno, la difesa, è carino un'arma. Perché, è carino perché tu inizi che sei al massimo livello e piano piano che va avanti nel gioco ti abbassi, perché ogni boss che killi... Ti toglie qualcosa, ed è un'idea. A me piace, mi sta piacendo parecchio. Comunque, carino. Ragazzi, vi invitiamo a mettere un pollicione, esatto. Suonare la campanellina. Fateci sapere se Sinner vi sta interessando e volete che proseguiamo la run. Ma tanto la proseguiamo uguale. Che mi è piaciuto. Ci è piaciuto, quindi registreremo. E niente, noi ci vediamo al prossimo episodio di Sinner Sacrifice. E mi raccomando, for Redemption. Non mi ricordo. E noi ci vediamo quindi al prossimo episodio, sempre qui su Parliamo Nerd. Alla prossima, ciao ragazzi.